Dunque, botta e risposta tra Napoli ed Inter. Molte le cose da dire anche sul caso Maradona, mi affido alla sintesi di Luigi Necco. Naturalmente, Maradona assente, squalificato per fatti di gioco, squalificato per le proteste Zenga, e quindi mancavano come campioni due uomini, ma mancava al Napoli questo Maradona, del quale, come si sa, comparsa la droga, o meglio, il doping negli esami dopo Napoli-Bari, confermato dalla controanalisi, apre molti spazi. E il Napoli si è presentato con una squadra che puntava su Careca e Incocciati e su Zola, numero 10 addirittura Zola. E come avete visto, Zola messo in pericolo con Crippa e con De Napoli per ben tre volte la porta guardata da Malgioglio. Malgioglio vigile, punizione di Mazzo, siamo già al 39esimo, Galli riesce a togliere, come a sventare questa insidia. Il Napoli ancora attacca con Incocciati che cade in terra, e beh, ma forse fa segno di sparare, dicono, non credo, beh, non si usa nel calcio, questo più, è vero, qualche calcetto, ma questa partita è stata corretta, bellissimo intervento ancora di Malgioglio su De Napoli, tornato alla grande. E così si conclude il primo tempo, siamo al secondo tempo, un tiro di Zola parato da Malgioglio, e ancora un altro, questa volta, sì, a questo punto il portiere del Napoli, Galli, raccoglie Klinsmann che di testa si era scontrato con Baroni, poi rientrerà in campo dopo 4 minuti e non ci sarà niente di fatto. Il Napoli si avvia a giocare una partita diversa dal primo tempo, comunque abbastanza ben disposto nei confronti di un Inter che non è sembrata estremamente micidiale, salvo che con questo favoloso tiro fallo netto di Matteus, che al 23esimo minuto e 40 mi pare ha battuto l'immobile Galli, l'abbiamo fatto rivedere grazie al montatore Fania. E però un minuto e 50 dopo ecco il Napoli che su questa respinta di Battistini si impadronisce da Vale, è stato Baroni che riesce a smistare su De Napoli, irrefrenabile, Careca finalmente torna al gol, diciamo, finalmente rivediamo la ripresa dal basso, 1-1, e in ombra Trapattoni che sperava da questa partita di riavviarsi verso lo scudetto, ma chissà, sentiamo Bianchi, proprio dell'Inter. Ma ancora mancano 7 partite, quindi io adesso non so i risultati delle altre partite, però 0-0, quindi è rimasto invariato, possibilità ne abbiamo ancora tante. È tornato a fare gol, Il Napoli senza Maradona ritrova Careca, è la domanda semplice. La squadra ha giocato bene e meritava anche qualcosina di più, comunque che così il calcio. Ritroverete Maradona? Speriamo, come? State cominciando a prendere le misure, un Napoli senza Maradona? Ma noi preferiamo essere un Napoli con Maradona. Partita con sentimenti pasquali, dobbiamo dire, e dobbiamo dire anche che da tutta questa vicenda noi speriamo che questo cappello non sia un cappello pieno di pioggia e di nuovo buona Pasqua.